Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi guardiamo assieme una box che arriva direttamente dall'America. Questa, che è scritto Kinder Beauty Box. Però io non volevo fare una figura meschina, quindi mi sono andata a guardare dei tutorial di ragazze e si pronuncia Kinder. Ok, dunque la Kinder Beauty Box è una box che viene dall'America, quindi ed è completamente americana, con bisogna stare attenti anche alla dogana, devo dirlo, e che ha comunque prodotti completamente naturali, vegan, cruelty free, 100% natural, quindi ottima box. Allora, dato che non l'avevo mai sentita nominare, sinceramente, sono andata un po' a informarmi in giro. E tutte ne parlano bene, sì, ma mi sono segnata alcune cosine da dirvi, anche perché ce ne sono davvero tante da dirvi. Intanto che ha sempre 5 prodotti full size e mi sembra già buono, però il sito è kinderbeauty.com, ma comunque ve lo lascio qui nell'info box. Mi raccomando di guardare sempre l'info box per vedere se ci sono dei codici sconto e poi i prezzi, perché come sempre un abbonamento che si rinnova in automatico a meno che non sospendiate o annulliate voi come tutti gli altri, ma mi hanno detto che basta andare nelle impostazioni della pagina ed manage subscription, quindi imposto la sottoscrizione, e da lì si può fare tutto con un click. Mi hanno detto che è semplicissimo. Ok, allora i prezzi sono andata a guardarli, dunque. Quindi c'è la box da un mese che viene 25 dollari più i 9,50 di spedizione, 34 dollari e 50. Sì, siamo su prezzi alti, ma anche la box ha un valore alto, un valore di prezzo dei prodotti alto, e comunque si dicono che è davvero qualità alta. Poi c'è l'abbonamento a 3 mesi che viene 72 dollari. Una volta al trimestre viene pagato, però attenzione perché la spedizione va pagata per ogni box, quindi 9,50 per 3, quindi 17,85 di spedizione, e il totale che si va a pagare per l'Italia è di 89 dollari e 85. Poi c'è quella a 6 mesi di 138 dollari più 35,70 di spedizione, perché sono 9,50 per 6, quindi in totale sono 173,70 dollari per 6 mesi. Però c'è da considerare che la box verrebbe in questo modo a costare meno a singola box. È un po' da vedere. C'è la spedizione che è un po' stride, ma spedisce dall'America. Quindi allora io direi di guardare la box perché ho parlato anche abbastanza, che è ancora sigillata e arriva proprio così, quindi spero che sia imbollata bene, perché ho solo tolto qui, che oltretutto ancora attacca, l'etichetta con il mio indirizzo. È arrivata con le poste, non avevo tracking, non avevo niente, quindi c'è da incrociare un po' le dita, ma adesso andiamo a togliere lo scotch e guardiamo. Allora, come sempre. Ah, ok, si presenta così. Semplice, semplice. Direi che la posso anche appoggiare sul tavolo perché con la colla che c'è sotto non si sposta più. Questo è lo spoiler. Non andiamo a vedere lo spoiler, anche se sappiamo che tutti quanti i marchi che mandano queste box mandano delle box di mesi passati, quindi non vi spoilerò niente. Diciamo che io non la conosco, quindi non mi voglio spoilerare io di che mese è. E vediamo la prima cosa. Ah, ne ho sentito parlare, ma non ne ho mai provati. Glow. Questo è il make-up remover, quindi deve essere un panno da bagnare e rimuove il trucco. Vabbè, dice just and wait. Beh, andiamo a vederlo perché mi sembra carino. Vediamo le istruzioni. Come usarlo? Bagnare Glow con acqua. Premere sul viso, pulire con detergente magnetico o con bar of soap, quindi con saponetta,
lasciare asciugare. Andiamo a vedere com'è. Io non l'ho mai vista, ne ho sempre sentito parlare e basta. Comunque sì, il fatto che sia, vabbè, naturale tutto quanto, però non dobbiamo più andare a usare i dischetti in cotone, che io comunque già non usavo da tanto tempo. Allora, è così. Quindi è una spugnetta da infilarci la mano dentro, una manopolina, anche con l'etichetta in stoffa. È morbida, è microfibra, magari da bagnare la prima volta perché perde un po' i pelucchi. È da provare. Proviamo, provo e vi saprò dire. Rimettiamo via. E i prezzi, il valore ci sarà su questo coso? Allora, aspettate, lo guardo solo un secondo per vedere se c'è il valore. Sì, c'è. Oh, ci piace. Allora, il glue, questo qui, è 12 dollari e 99. Poi facciamo la somma alla fine. Poi andiamo avanti con questo. Sono dei patch occhi. Ah, scusate, vi ho fatto vedere come si presenta la box, con tutti questi cosini in carta dentro, quindi l'imballo è buono. Sono dei patch occhi. A questo punto vado a leggere perché qui faccio fatica a leggere. Vegan e quelli free sono delle Bright A 100% pure illuminanti occhi da utilizzare una volta. Vi posso dire che, guardate, sono super imbevuti, che c'è tantissimo prodotto. Andiamo a leggere a questo punto da qui. Con caffeina, maschera illuminante, depuff, ci piace. Ah, è il marchio 100% pure, 7 dollari. Secondo me, se le teniamo in frigo, me ne sarà ancora meglio. Anche queste le proverò e vi saprò dire. Poi andiamo avanti, guardiamo questo. Allora, Dirty Lamb Ultra Night Serum idratante e protettivo 30 ml in vetro. Naturale, vegan, quelli free. Unisex, grazie, Dirty, dice che è un siero notte, idratante, protettivo e riparatore con olio d'avocado, tanti oli, quindi deve essere più un olio. Allora, 30 ml, 52 dollari, cioè, andiamo a vederlo. È proprio un olio. Questo è proprio olio. Ha un profumo di lavanda fantastico, però è proprio un olio. Eh sì, non è un olio secco, è proprio olio olio. Quindi sulla mia pelle mista, no, non ce lo vedrei proprio perché molto olio, molto oleoso. Però per la sera ha un profumo di lavanda fantastico. E poi 52 dollari, cioè già questo è tutta la box. Poi però andiamo avanti, forse dovrei pulirmi, ma andiamo avanti, sono curiosa, vediamo questo. Fleur B anti-aging film crema occhi anti-età, ci piace, sempre vegan, quelli free, tutto quello che volete, ingredienti naturali. Oh, apriamola, è un quantità. Magari c'è scritto dentro in vasetto. Ok, è 06 oz, ha la quantità in americano. Allora, sarebbe Baby A Cream, 22 dollari. Bello il fatto che ha la confezione, si presenta così. È molto idratante, molto.
Non ha profumo assolutamente. Chiudiamo. Illumina e rivitalizza. Ok, questa la proviamo. Sapete che le contorno occhi a me vanno sempre bene. Sarà un 15 ml comunque. Mettiamo via tutti comunque pack in vetro che sono riciclabili. Ultimo prodotto che vedo, perché dopodiché la box è vuota. Stavo perdendo tutti questi pezzettini. E l'ultimo mi ispira perché vedo il colore. Allora, Eidast Pennywise Medusa Makeup. Ah, quindi makeup. Medusa's Makeup. È un ombretto? Medusa's Makeup. Eidast. Ah, in ombretto in polvere libera. Oh, beh, adesso lo guardiamo. Ma quindi è un full size, così piccino. Quanto è? 1,5 grammi, il valore è di 8 dollari. E come si apre? Non ha la pellicola, come si apre? Allora, ci ho messo una vita e mezza a cercare di togliere questo tappino e alla fine togliendo il tappo non era quello, quindi io ho semplicemente aperto i buchi. Adesso vediamo il colore. Me lo aspettavo più intenso. Sinceramente me lo aspettavo più intenso, però è bello. È molto bello. Ok, così si vede bene. È bello. Pensavo fosse più un bronzo, e invece è bello. È un bel colore, secondo me è anche, guardate, si modula anche bene, si sfuma, quindi va bene anche per le guance. Perché no? Hey Lips and Face, a posto, come sempre. Allora, dunque, questa era tutta la box, e adesso noi facciamo i conti rapidissimi e... Magie dell'editing, ho già fatto i conti, 101,99 dollari, quindi considerando che la box ha un prezzo di, sto guardando perché per l'Italia singola 34,50, ha un prezzo alto, ma ha prodotti di un valore davvero alto, quindi ci sta, ci può stare. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo trovato. L'ombretto mi piace. Crema occhi non ce n'è mai abbastanza. L'unico che è questo siero perché sarà sicuramente ottimo, ma non è adatto a me, ma questo è un altro discorso. E dimenticavo il patch occhi, quindi 4, e lo struccante 5, sempre 5 prodotti full size, di cui 2 viso, tutto viso e make up, non c'è niente per il corpo, ok. Niente, io sono curiosa, fatemi sapere voi se questa box la conoscevate, se vi ha ispirato, se vi intriga. A me è piaciuta per via del valore alto dei prodotti, che non sono prodottini, ma un valore alto, della qualità alta, e è piaciuta, sinceramente è piaciuta. Non so se farei l'abbonamento perché è davvero costosa. Però ha un valore alto, quindi niente, niente da ridire. Niente, fatemi sapere voi se vi è intrigato, se vi è piaciuta, se non vi attira o semplicemente se vi ho tenuto compagnia. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, Ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese. Ciao!